mentre si giocava, suonava l'allarme, bisognava correre in un rifugio. Con una porticina piccola piccola si scendeva giù, e la cosa che mi è rimasta dentro è il silenzio. Non c'era un bambino che piangeva. Allora eravamo pieni di entusiasmo, di generosità, di voglia di fare. Eravamo, in una parola sola dico, eravamo puliti, puliti dentro. E piangevamo tutti perché sentivamo le persone che non avevano mandato i figli. Dicevano: non li mandate via questi bambini, perché là in Alta Italia, si diceva in Alta Italia, i comunisti li mangiano. Dice: andate là, tanti che vi fanno il sapone. Non io ci vado più. C'è stato l'inizio che io ero geloso di questo ragazzo. Io. Perché avevo paura che mio babbo volesse più bene a lui che a me. Ci hanno mai trattato da ospiti. Noi eravamo uno in più della famiglia, un familiare aggiunto. Questo è un paese che ogni tanto ha bisogno di ricordarsi che ha fatto delle cose bellissime, perché noi ci diciamo tutto quello che di male facciamo, ma ci diciamo poco quello che di buono facciamo.